Signore e signori, benvenuti in questo primo episodio su Apex Legend. Prima che incominci il video, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa possibile serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Bene 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 signori, allora oggi sono qui su Apex Legend. Come molti di voi sapranno o forse non lo sapete, sul mio profilo di Instagram, il link ovviamente come sempre lo trovate in descrizione, ho fatto una storia nel quale ho praticamente postato un sondaggio nel quale vi chiedevo le opinioni su un possibile video di Apex Legend. E beh, devo dire che ho ricevuto un riscontro anche abbastanza positivo. Per questo ho registrato tante partite e vi sto mostrando quella che secondo me è la migliore, anche se purtroppo non abbiamo vinto, ma sono arrivato secondo e quindi questo è già qualcosa di importante, tenendo conto che sono livello 13 tipo, una cosa del genere, cioè sono ancora abbastanza scarsino, però siamo arrivati secondi. Adesso vi vado a spiegare un attimino quella che è stata la partita e anche le mie personalissime opinioni sul gioco. E dicevo, ho visto che c'è stato un riscontro positivo e quindi perché no, ho deciso di portarvi questo episodio appunto su Apex Legend. E fatemi sapere se ne volete degli altri, se volete dei commentary, sarà un po' più difficile, cioè se volete proprio dei live commentary, cioè mentre gioco, questo è un commentary perché la partita va in sottofondo, io ci parlo da sopra, fatemelo sapere con un commento perché io sono, come ben sapete, sempre disponibile a tutto. Quindi vi parlo un attimino della partita. Ci siamo buttati in torre di guardia sud, adesso non so quanti di voi masticano le posizioni nella mappa. Ci siamo buttati in torre di guardia sud perché, se non lo sapete, in ogni partita c'è una zona casuale che praticamente vi permette di avere un armamentario più raro, cioè c'è la possibilità che ci siano degli armamenti più rari, e questo in questa partita era in torre di guardia sud. Ci siamo lanciati con il mio team che non conoscevo, però mi piace il modo in cui si può interagire con il team durante la partita, quindi non è per niente un handicap il fatto di magari non poter parlare in questo gioco, almeno io la vedo così. Ci siamo buttati, ho fatto 5 kill, sono diventato kill leader per poco tempo, poi un mio compagno di squadra mi ha superato, quindi probabilmente ne abbiamo fraggati una roba come 15 su 60, è stata un'ottima partita secondo me, forse la miglior partita che io abbia fatto fino ad ora su Apex Legend. Ho utilizzato Bloodhound come operatore, perché vi consiglio Bloodhound se siete all'inizio del gioco, perché è quello che con le sue abilità, con la sua ultimate, vi dà la possibilità di segnalare ai compagni e soprattutto a voi stessi i nemici nella mappa. L'abilità, quella che normalmente si fa con LB o con l'L1, ci permette di individuare i nemici in un raggio limitato di azione, mentre la sua ultimate fatta con L1, R1, LB, RB insieme ci permette di vedere i nemici distintamente, diciamo, in tutto lo spazio che ci circonda, sempre se non sono nascosti, mentre con quella dell'L1 in quel caso è diverso, lo vediamo anche se sono nascosti. Come armi ho utilizzato lo Spitfire, che è un fucile praticamente d'assalto, e il Longbow che è un fucile di precisione. E signori, cecchinare su questo gioco mi piace tantissimo. Io normalmente in tutti, nella stragrande maggioranza dei giochi FPS che ho fatto, ho sempre utilizzato il cecchino, quindi se dovessi portare altre partite su Apex Legends sicuramente mi vedrete cecchinare altre volte qualora dovessi trovare questo fucile. In realtà si trova anche abbastanza spesso e devo dire, signori, che proprio cecchinare mi piace tanto, mi piace il fatto che i proiettili siano affetti dalla gravità. Infatti quando andrete a mirare con un fucile di precisione vi dirà quanti metri ci sono tra voi e quello che state puntando, e ci sarà anche una scala che vi permetterà di mirare al meglio. Infatti poi quando sparate sulla lunga distanza vedete che a una certa il proiettile proprio perde, insomma, di direzione e inizia a cadere, ed è ovviamente, credo sia quasi quanto più reale possibile. Passiamo adesso le mie personalissime opinioni su Apex Legend. Mi è piaciuto? Sì. Però prima di questo, signori, stoppate il video, scrivetemi quello che pensate voi di Apex Legend. Preferite Apex Legend? Preferite Fortnite? Fatemelo sapere e poi riattivate il video e sentite come la penso io, così anch'io poi quando vado a leggere i commenti riesco ad avere il vostro punto di vista e a confrontarlo col mio, che è molto importante, per me almeno è molto importante. Mi è piaciuto? Sì.
Perché mi piace Apex Legends e non mi piace Fortnite? Allora, partiamo forse dalla cosa meno importante, ovvero la grafica. La grafica mi ricorda molto Call of Duty, devo essere onesto. E il fatto che ricordi Call of Duty, a me personalmente le meccaniche di Call of Duty piacciono, mi piace la grafica dei Call of Duty, devo dirvi che mi ha intrippato non poco, se su questo devo essere abbastanza onesto. Mi piacciono anche come sono texturate le armi, come sono come è strutturato il movimento rispetto a Fortnite. E a differenza di Fortnite, signori, non bisogna buildare. Ora, so per certo che questa cosa che sto dicendo va in contrasto con tutti quelli che fanno del competitive su Fortnite. Però per me, cioè proprio per la mia personalissima esperienza proprio da giocatore, il fatto di unire un FPS ad una skill, perché di skill si sta parlando, attenzione, non sto dicendo che Fortnite fa schifo perché si builda, sto dicendo che Fortnite non mi piace perché si builda, e ci vuole skill, e io forse non sono abbastanza multitasking da riuscire a fare entrambe le cose, motivo per il quale preferisco di gran lunga Apex Legends, dove la vera abilità per poter vincere la partita sta 1. Nella mira, 2. Un po' di fortuna, perché no? Trovare un'arma in un certo momento del gioco, tipo all'inizio, rispetto ad un avversario, ti dà sicuramente tante chance in più di vincere il duello, la fight, praticamente. Mentre su il fatto di buildare su Fortnite, insomma, non tanto non tanto mi gusta, ecco, devo essere onesto. Poi, che altro mi è piaciuto? Il fatto che l'interazione tra compagni di squadra è resa perfettamente, secondo me, anche senza parlare. Cioè, tramite il tasto RB, se non lo sapete, è possibile segnalare tante cose. Dagli equipaggiamenti che si trovano, è possibile segnalare i nemici, è possibile segnalare un luogo in cui andare. Questo perché, per il concetto di Battle Royale, ogni tot di tempo praticamente la zona giocabile della mappa si restringe sempre di più. Quindi, soprattutto per questo gioco, che necessita di gioco di squadra, appunto, dovrete rimanere sempre sulla stessa lunghezza d'onda, andare sempre nella stessa direzione, dividervi il meno possibile. E questo lo trovo molto interessante, soprattutto lo trovo molto facilitato con le funzioni che ci vengono messe a disposizione. Semplicemente un sistema di puntatori che ci dice, che ci fa dire agli avversari: guarda, per esempio, qui c'è un casco, oppure lì c'è un nemico, oppure andiamo da quella parte perché potrebbe esserci qualcosa di buono. E questo è stato molto interessante, l'ho trovato subito intuitivo, poi dal punto di vista pratico, perché ho iniziato a giocare, ho detto ma come faccio a spiegare a quel amico che lì c'è qualcosa? Un tasto semplicissimo, lo si utilizza, boh, gioco fatto. E questo l'ho trovato un punto veramente a favore. Poi ho parlato delle armi, per come sono texturate, per come sono texturati i personaggi, per come sono i movimenti proprio del gioco, le ho trovate fighissime, mi piacciono. Se devo esservi onesto, l'arma preferita al momento credo sia il longbow, quindi il fucile di precisione, ve l'ho già detto, a me piace tantissimo cecchinare e mi è piaciuto una fracca. In più anche proprio le fight, sebbene all'inizio le ho trovate difficili, perché mi sono reso conto certe volte che sparavo, non ammazzavo nessuno, prendevo un colpo e morivo, e dico, come è possibile questa cosa? Beh, signori, dopo partita, ti rendi conto che migliori la mira, migliori il punto in cui stai sparando, quindi non lo spari più sulla gamba, all'inizio spariamo tutti alle gambe, lo sapete, perché la mira se ne va per i fatti suoi, non spariamo più alla gamba, spariamo al torso. Beh, in quel caso vediamo come la mira è migliorata, i nemici vanno giù, infatti sono passato da fare 0 kill continuamente a fare perlomeno 2 kill nei primi 5 minuti di gioco. Quindi man mano che si cresce poi si migliora sempre di più, e mi piace proprio questo fatto, cioè non solo è possibile vincere le partite tramite veramente la skill, poi mira, spari, ti curi, ti copri, scappi, perché ci sono ad esempio alcuni personaggi che hanno l'abilità che viene utilizzata prettamente in difesa. Vrat, per esempio, utilizza l'abilità del varco dimensionale per spostarsi senza farsi vedere dall'avversario, per poter scappare, per esempio, o per poterlo prendere da dietro. Però molti ho visto che la utilizzano appunto come strategia di difesa. Quindi, signori,
È bello, cioè, a me piace, a me questo gioco particolarmente è piaciuto. Sebbene all'inizio, la prima volta che l'ho giocato, ho detto, ah, un altro Battle Royale, e ora lo gioco. L'ho provato, ho fatto qualche partita, e in realtà, inizialmente, non mi gustava. Ho continuato a provarlo, e devo dire che dopo un po' mi sono reso conto, ho detto, cazzo però, cioè, mi tiene, mi sta tenendo, partita dopo partita, ho voglia di giocare, mi piace, ho voglia di non tanto di vincere, perché poi, sì, vinci, ma la cosa più bella è quando incontri il nemico ad un certo punto della partita, c'è una certa tensione, perché dopo, per esempio, un quarto d'ora, sei più o meno ai tre quarti della partita, dici, cacchio, e se perdo adesso devo ricominciare tutto da capo. Quindi è quella la tensione. Poi, quando, almeno personalmente, quando arrivo alla fine della partita, vincere o perdere, non è importante, cioè per me non è proprio interessantissimo. Però mi piace il fatto di vincere le fight contro gli avversari, le trovo molto stimolanti. Poi il fatto che quando ne uccidi uno, in automatico escono gli altri due, e escono quasi sempre quando io faccio l'esecuzione, perché non riesco, perdo un sacco di tempo poi per ucciderlo normalmente, che faccio l'esecuzione, ma nel 50% dei casi che faccio l'esecuzione, arrivano i compagni e mi fraggano malissimo. Poi ci sono, vabbè, ci sono tanti, diciamo, tanti compagni di squadra che quando inizia la partita scendono dove non vorresti scendere tu, quittano la partita, insomma ti lasciano, ma quelli sono dei problemi che in fondo si trovano un po' in tutti i giochi online, voglio dire. Meno male, non ci sono cheat, per dire, in alcuni giochi che facevo c'erano, almeno qui non ci sono per adesso, e mi sono trovato bene. Che altro dirvi? È veramente semplice. Nella sua logica, nel suo modo di giocare, è veramente semplice e intuitivo. L'ho trovato veramente semplice, soprattutto per chi inizia, perché mettetevi nei miei panni, io ho iniziato e l'ho trovato facile. Ma non facile che sono diventato subito bravo, facile che mi ci sono divertito e mi sono sentito subito a livello degli altri. Quando fai una kill, quando fai due kill, quando fai tre kill, senti subito che sei non già a livello, però te la puoi giocare. Cosa che non ho sentito su Fortnite. Su Fortnite ho iniziato, dopo un paio di partite che morivo, insomma, dopo un minuto, quando iniziavo a durare un po' di più, vedevo proprio la differenza abissale nel mio non saper costruire e nel saper costruire dagli altri. È vero, inizialmente è normale non saperlo fare, però l'ho trovato molto invalidante, tra virgolette, cioè non riuscivo a stare al passo degli altri. E dico io, se mi fraggano sempre nel primo minuto, quando cacchio imparo io a giocare? E questo è stato forse il problema maggiore per il quale non ho giocato a Fortnite, a parte la grafica, a parte le armi, a parte il fatto dello shoppare le skin che io non condivido assolutamente, però probabilmente il fatto di dover costruire per poter essere al passo degli altri, per poter essere bravo, per potermela giocare, è stato sicuramente un punto a sfavore e un punto a favore invece di Apex Legends, che non presenta nessun tipo di costruzione, tu corri, spari, ammazzi, segnali agli amici, ai compagni di squadra, il bottino, il nemico o la via dove andare. E sicuramente continuerò a giocare, almeno senza portarvi dei video. Qualora voi però vogliate, insomma, dei video, dei commentary così dove parliamo, oppure dei video dove faccio proprio dei gameplay, dove gioco con voi, vi ricordo in descrizione trovate il mio gamer tag per poter giocare insieme. Devo dire, signori, che alla fine dei conti, alla fine della fiera, il gioco mi piace. Continuerò, come ho già detto, a giocarlo. E detto questo, io credo di avervi detto tutto. È stato abbastanza lungo. Oddio, non è stato lunghissimo come video. Ho tagliato sicuramente qualche parte nel gameplay, perché ovviamente non potevo farvi vedere le parti un po' più noiose. Perché inizialmente nell'early play ci sono tante parti noiose dove si prendono le armi, dove si cerca la zona, dove si fa attenzione a non trovare i nemici. Mentre poi quando si arriva alla fine, quella è la parte più interessante, iniziamo a trovarci tutti con i nemici. Insomma, quella è la parte poi più interessante, ci sono le fight, c'è la fight finale che noi purtroppo abbiamo perso, ma molto probabilmente perché se state seguendo la partita in sottofondo, non abbiamo ressato, per ressare significa non abbiamo
fatto rivivere il nostro compagno, e probabilmente quello è stato l'errore più grande che abbiamo fatto. Dovevamo farlo rivivere, fare la fight tutti e tre insieme, e probabilmente avremmo vinto. In realtà poi ci siamo divertiti comunque. Detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia, se siete arrivati alla fine del video. Vi invito a lasciarmi veramente un commento scrivendomi quello che pensate voi di Apex Legends e se vi andrebbe di vedere qualche altro video sul canale. Altrimenti questo è, non fa niente, io continuerò a giocarlo. Se volete giocarlo con me, scrivetemi nei commenti. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.